Il figuro nella foto, aspirante cuoco, aspirante opinion leader, mancato cuoco e mancato opinion leader, è stato amorevolmente accompagnato alla porta da Discovery Channel. So anche il nome del sostituto, però ho una notizia buona alla volta. Oggi godiamoci questa. Cin cin! Comunque, al suo posto ci va un vero e proprio chef. Così scrive su Twitter Antonioni nel post, scatenando una reazione social. E c'è chi sostiene che c'entri la politica e gli attacchi anti-Salvini. I commenti. Adesso si capisce perché è una settimana che Chef Rubio non ammorba Twitter con i suoi deliri di onnipotenza. Il karma esiste per tutti, anche per chi si crede un dio, scrive un utente. Solidarietà, Chef Rubio, stiamo tornando indietro, replica Sara. Uno chef deve fare lo chef, se rompe le palle ai politici, deve fare l'opinionista, ma se uno non è né chef né opinionista e fa tutte e due contemporaneamente, rimane senza programma e come opinionista si attacca al tram. Chef Rubio, vai a nasconderti, commenta Ed. Ma l'idea che a Chef Rubio chiudono il programma perché fa schifo non è venuta a nessuno? Chiede Marco. La replica. Dopo le polemiche, è lo stesso Chef Rubio che si trova in Iran a precisare nelle storie di Instagram. I motivi per cui ho deciso di interrompere i camionisti in trattoria sono molteplici, spiega, e non starò qui a motivarli visto che di certe cose si parla e si è già parlato. Di certo posso dirvi che è stata l'unica cosa giusta da fare, per correttezza nei vostri confronti, che sempre mi sostenete con fiducia, e per coerenza nei confronti del percorso professionale e di vita che sto facendo. Vi basti sapere però che non avevo più la serenità, le motivazioni e l'energia per continuare a girare qualcosa in cui sentivo di aver già dato tutto. Continuare a girare per gli ascolti non è mai stata, né mai sarà, una mia peculiarità e farlo per inerzia mi avrebbe reso infelice e ancor più nervoso di quanto già non fossi alla fine della terza stagione. Di camionisti ho fatto tre serie e direi che pure basta. Non solo, Rubio attacca. Chiudo dedicando un pensiero ai bifolchi e alle caciottare che scrivono di me. Da 6 anni a questa parte mi hanno proposto le conduzioni di quasi tutti i programmi televisivi che conoscete e se non mi ci avete mai visto e mai mi ci vedrete è solo perché nel nome della coerenza so dire no, grazie. Queste scelte mi hanno fatto rinunciare a una barca di soldi che sinceramente mi avrebbero pure fatto comodo, ma al contrario vostro mi posso guardare ogni giorno allo specchio senza sputarmi in faccia. Quindi, quando parlate di me o vi informate meglio, oppure tacete, perché altrimenti fate solo delle ricchissime figure di merda. Ah, quando non mi vedrete più in TV, sarà solo perché non ho voluto io e non il vostro Dio.